paura, senso di colpa, gioia, sono tutte emozioni che fanno parte del nostro vissuto sin dalla nascita. Intanto bisogna dire che il bambino non nasce pauroso, perché il bambino nasce neutro, pulito. Poi con l'apprendimento emotivo attraverso i genitori e le persone che ci hanno cresciuto, il bambino, le persone che ci crescono, il bambino diventa una persona, un individuo che pensa con la propria testa. Man mano che si va avanti con gli anni, cosa succede? Succede che abbiamo una necessità, in quanto esseri umani, di appartenere a un gruppo. Questa è un'arma a doppio taglio, perché appartenere a un gruppo ci ripara dalla paura della solitudine. Infatti molto spesso il conformismo a un gruppo può modificare il nostro comportamento, nel senso che pur di appartenere a quel gruppo andiamo magari contro i nostri valori, o quel gruppo ce lo facciamo andare bene, pur di non rimanere soli. Questo viene dalla storia, dalla nostra storia, dall'umanità. Perché? Perché un tempo, quando l'uomo viveva nelle tribù, il rimanere insieme voleva dire sopravvivere. Invece, se un individuo del gruppo veniva estromesso, questo voleva dire, visto le condizioni, a quei tempi, magari 40.000 anni fa, non c'erano i mezzi che permettessero agli uomini di sopravvivere, come oggi, una casa riscaldata, cibo da reperire abbastanza facilmente. 40.000 anni fa questo non c'era, per cui venire estromessi dal gruppo voleva dire la fine della vita, voleva dire morire. Quindi questo ci è rimasto nel nostro DNA. Quindi appartenere a un gruppo a volte diventa controproducente, per evitare proprio questa paura. Ed è lo stesso motivo per cui abbiamo paura del rifiuto. Perché abbiamo paura del no? Perché il no vuol dire essere estromessi dal gruppo e rimanere soli, quindi a rischio. Invece l'uomo moderno, come anche l'uomo antico, aveva bisogno di bilanciare entrambe le situazioni. Rimanere in gruppo per essere aiutato, quindi per garantire la sopravvivenza, e anche la solitudine, sperimentare la solitudine, perché nel silenzio e nella solitudine riusciamo a capire quello che realmente vogliamo. Invece, molto spesso, per evitare questa paura, ci conformiamo a un gruppo, anche se poi ci accorgiamo che i valori interni a questo gruppo vengono a mancare. Questi valori per cui noi ci siamo affiliati a questo gruppo vengono a mancare, ma per paura della solitudine lo accettiamo comunque.